schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Money Glitch, il signor Money Glitch da fare da soli ragazzi, facile e veloce veramente. Allora, per fare questo Money Glitch ragazzi dovete avviare due volte il telefono nella sessione Colpi Domus Dei, ci cliccate sopra fino ad arrivare a caricare come vedete e lo fate per ben due volte. Allora ragazzi, dovete vedere il caricamento quando vi dice 2D4, 3D4 e a quel punto che cosa dovrete fare? Dovrete schiacciare il tasto option e dovrete andare sul PlayStation Store come sto facendo io ragazzi. E potrà anche non caricare il PlayStation Store come sta succedendo a me che non sta caricando. Però attendete fino a che non vi comparirà il messaggio che vi dirà che il PlayStation Store al momento non è disponibile e poi uscite, giustamente accettate il messaggio e uscite, eccolo qui ragazzi. Invece può stare anche che vi mette le Shark Card e voi dovete semplicemente uscire. Come avete visto il mio stile è buggato ragazzi, vi faccio vedere la data e l'ora del glitch in cui l'ho girato, quindi ragazzi è perfettamente funzionante questo glitch. Passiamo al passo successivo. Una volta che ci siamo buggati dobbiamo avere un centro operativo con un veicolo diciamo non speciale dentro, con un veicolo tipo la Deluxe, la PC, qualche veicolo che sia militare ragazzi, questi di Pegasus per esempio, tipo la Dune Fav, ste macchine così le dobbiamo avere nel centro operativo mobile, e nel centro operativo mobile dobbiamo avere il deposito veicolo personale, che altrimenti non potremo alloggiare questi veicoli all'interno del centro operativo mobile, o se ce li farà mettere non spariranno quando usciremo dal centro operativo mobile. Quindi una volta tirata fuori l'auto entriamo nel garage, premiamo freccia destra e andiamo nell'officina, quindi dobbiamo avere anche per forza l'officina. Quando saremo nell'officina ragazzi faremo un semplice cambio targa. Io qui vado a cambiare livrea e colore per una mia comodità, giusto per distinguere le auto quando le clono, ma è solamente una mia comodità ragazzi. Vi ricordo ancora che per questo glitch dovete avere la targa personalizzata. E se avete bisogno di un glitch in cui non serva la targa personalizzata ve lo lascerò qui in alto a destra nella scheda che sta apparendo ora e quindi nulla, andiamo a cambiare la targa di questo veicolo. Allora ragazzi io consiglio a tutti di farlo nell'Arcadius questo glitch, perché riesce veramente un amore, è molto molto veloce, ci vuole veramente pochissimo a fare questo glitch. Quindi come vedete cambio semplicemente il colore alla targa, scendo dal veicolo, risalgo sul veicolo, premo la freccia destra ragazzi e mi riporta nel garage, nel piano da dove sono venuto. Come vedete si duplica l'auto. A questo punto che cosa dovremo fare ragazzi? Andremo a un altro piano del garage. Non guardate il colore ragazzi, perché il colore cambierà appena arriverò in strada, ma semplicemente perché io ho cambiato il colore, quindi ha fatto un po' un bug strano, ma non guardate il colore, non gli date retta insomma. Andate in un altro piano del garage, una volta che siete nell'altro piano del garage scendete al piano terra e vi ritroverete l'auto fuori. Qui non avete bisogno di Lester, non avete bisogno di nulla. Eccola qui l'auto ragazzi, e del colore che doveva essere. Ci troveremo qui fuori, l'unica cosa che dovremo fare è prendere e tornare nel nostro garage e andare a sostituire l'auto. Allora il garage dovrà essere pieno ragazzi, perché sennò altrimenti vi si bloccherà in un caricamento infinito, questo ve lo dico prima.
pieno di LGRH8 da sacrificare, come nel mio caso. Quindi andremo a sostituire. Adesso ve lo faccio vedere nuovamente rapidamente il glitch, mentre vi dico alcune altre sciocchezzuole che dovete sapere. Allora, in primis, come ho già detto ragazzi, l'Arcadius funziona benissimo. Per fare questo glitch non avete bisogno di Lester. E se invece volete farlo con Lester perché volete le targhe personalizzate, cioè non avete le targhe personalizzate, scusatemi, l'unica cosa che dovete fare è prendere l'appartamento più lontano possibile dal luogo in cui state facendo il glitch. Detto questo ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, approfittate semplicemente di questo glitch perché non penso duri molto. Un saluto a tutti e al prossimo video. No mercy.